riprendi la materia Steiner, che sta interessando molto, è una figura comunque affascinante, e andiamo avanti. Sì, riprendo non la materia Steiner, perché io Steiner non è che lo conosco benissimo, ha scritto talmente tanto che insomma non è un autore che conosco bene, però riprendo invece il suo scritto Magia Bianca e Magia Nera, e per precisare alcuni concetti sulla differenza tra magia bianca e magia nera, perché Steiner dice delle cose che normalmente non si sentono da altre fonti. E quindi poi parlerò anche, accennerò al libro di Franz Hartmann, che era un discepolo di Steiner, anche questo si intitola Magia Bianca e Magia Nera, perché diremo delle cose che vanno un po' fuori da quello che viene detto tradizionalmente, no? E qui, anche qui, prima di spiegare, parto dalla mia esperienza personale, ma io parto sempre dalla mia esperienza personale, cioè quando parlo normalmente parlo di cose di cui faccio esperienza, e che poi nella teoria chiaramente vado a cercare di sistematizzare. Però nella mia esperienza io, diciamo che ho frequentato sempre senza preclusioni anche persone che facevano magia nera, perché, e frequento tuttora, perché io spesso vedo persone che si dichiarano che fanno magia bianca, che sono operatori di luce, che sono peggiori di quelli che dicono di fare magia nera. E poi spiegherò perché li ritengo peggiori. Mi è sempre sembrato il concetto di magia nera e magia bianca molto relativo, perché ci sono alcuni esempi, no? Posso fare per capirci meglio. Quando Hitler, durante la prima guerra mondiale, a un certo punto venne ferito in un conflitto, fu salvato da un soldato. Vabbè, non era magia bianca, però era un'opera di bene, no? Quindi la magia bianca dovrebbe essere qualcosa votato al bene. Benissimo. E poi salvò appunto Hitler senza sapere che era Hitler. Infatti, questo soldato venne poi, quando Hitler arrivò al potere in Germania, venne onorato, glorificato, eccetera, perché Hitler chiaramente lo chiamò, lo ringraziò per avergli salvato la vita. Bene, ovviamente questo soldato, dopo la guerra, disse: ma in realtà io gli salvai la vita, ma questo è stato l'errore più grosso della mia vita. Ecco, perché fare un'opera di bene senza sapere questo bene che cosa vai a fare, non è detto che sia magia bianca, anche se la persona crede che sia magia bianca, no? Lo stesso Hitler, diciamo, durante la sua ascesa al potere, venne aiutato da veri e propri maghi, maghi bianchi. In alcuni casi, alcuni maghi bianchi erano convinti di fare del bene nel momento dell'ascesa al potere, dopo si resero conto dell'errore. Quindi, qui ci sarebbe c'è appunto la domanda che uno si può fare, bisogna stare attenti all'atto che uno compie, perché? Perché le conseguenze di quest'atto tu non le puoi conoscere sul lungo periodo, puoi solo saperle sul breve periodo. E più in generale, io, osservando i fenomeni attorno a me, c'era una mia carissima amica, di cui ho parlato diverse volte, che sì, lei diceva di fare magia nera, aveva ucciso anche delle persone, però io vedevo innanzitutto che lei faceva del bene alle persone attorno a sé, solo con la sua presenza, una presenza, un'energia magica talmente forte che ha portato dei benefici nella mia vita sicuramente, perché la mia vita è esplosa grazie alla sua conoscenza, ma anche alle persone attorno nell'ambiente di lavoro. È medico, questa persona cura continuamente le persone, mi ha sempre detto: le mani che curano sono più sacre delle mani che pregano. E infatti c'era spesso un litigio tra me e lei, perché lei mi dava del nuveggiano di merda, no? Perché per questi miei concetti, che poi non ho in realtà, ma comunque lei diceva che io avevo questi concetti New Age, e lei invece ogni tanto appunto ammazzava pure le persone. Infatti un giorno disse: questa persona, un tizio che aveva violentato una sua amica, adesso lo ammazzo. E lì facemmo una discussione, e lo ammazzò davvero. Perché? Perché il giorno dopo il rito che lei fece, questa persona, sui giornali c'era la notizia che era scomparsa e nessuno seppe più che fine fece. Quindi chissà che fine ha fatto, comunque certo non una bella fine, insomma. Bene,
E lì abbiamo avuto la discussione io, perché gli dissi: guarda, tu hai intanto non credo che tu abbia fatto un vero atto di magia nera, perché tu hai fatto un favore alla persona che hai ucciso. Perché questo era uno che era sicuramente stanco di vivere e la vita non l'amava, quindi gli hai fatto un favore. Non so se hai fatto un favore però alla tua amica, perché se non la rendi consapevole delle persone che frequenta, può darsi che il prossimo che si trova sarà peggio dell'altro. Quindi tu avresti dovuto mandargli un'energia di comprensione, visto che hai una fortissima energia magica, un'energia di comprensione della sua situazione per liberarsi da sola di questa schiavitù, di quest'uomo che l'aveva violentata e picchiata. E lì ci fu tutta una discussione. Ma più in generale, una volta a questa mia amica io gli dissi: senti, ma mi fai l'elenco di tutte le persone che hai ucciso nella tua vita? E mi fece l'elenco. Obiettivamente queste erano tutte persone che molto negative, che erano andate a fare del male o a lei e alla sua famiglia, ma sicuramente non solo a loro, ma dato il tipo di persone che era morto, insomma, probabilmente aveva tolto, diciamo, all'umanità alcune persone sicuramente non positive. E qui già io mi facevo queste domande, quindi: ma ha fatto del bene o ha fatto del male? Visto che comunque era abbastanza inconsapevole di alcune delle forze che la muovevano. Da queste domande sono scaturite tutta una serie di ricerche, di altre frequentazioni, di tante cose. Insomma, allora, adesso vediamo un attimo qual è la teoria, no? Cosa si dice della magia bianca e della magia nera? Poi vediamo quello che dice Steiner. Allora, secondo una vulgata, la magia bianca sarebbe quella con cui si fa del bene agli altri, e quella nera sarebbe quella con cui si fa del male. Ecco, questa è una semplificazione estrema, però è così. Il mago nero è quello che poi vuole il potere sugli altri, oltre che su se stesso, ma soprattutto sugli altri, sulla materia, mentre il mago bianco non vuole il potere. Casomai il mago bianco è volto a dare maggior potere alle persone affinché si approprino del loro potere. Un'altra distinzione tra magia bianca e magia nera è che la magia bianca è sempre effettuata in accordo con il libero arbitrio della persona, quindi mai contro. La magia nera invece viene fatta contro il libero arbitrio della persona. La magia nera è un comando praticamente che tu dai all'altro. Ancora si dice: la magia bianca è una magia altruistica fatta solo per il bene altrui e va fatta senza ego, quindi bisogna lavorare sull'ego. Invece la magia nera è fatta per scopi egoistici. Qui quindi c'è la differenza tra mago bianco e mago nero. Il mago nero sarebbe quello che pratica la magia nera, il mago bianco quello che pratica la magia bianca. Ora però il punto è questo: in realtà spesso il bianco si trasforma in nero col tempo, o viceversa. Cioè, io guarisco una persona, esternamente ho fatto un'opera di magia bianca, no? Ma se questa persona poi diventa un serial killer e sparge terrore in una zona, ho fatto più bene o ho fatto più male? Allo stesso tempo, se io ho ucciso una persona, come fece questa mia amica di cui ho parlato, impedendo a questa persona di fare chissà quanto male dopo, o forse non l'avrebbe fatto, non lo so, ma in ipotesi che abbia fatto del male dopo, è una magia bianca o una magia nera? Allora, Franz Hartmann nel suo libro Magia bianca e magia nera scrive che la magia, ce ne sono tante di definizioni della magia, nel mio articolo La magia cos'è e come funziona, che è il mio articolo più letto di sempre, ne ho date diverse di definizioni di magia. Però comunque, solo per quello che ci interessa in questo fine, Franz Hartmann scrive che è la scienza che tratta con i poteri mentali e morali dell'uomo, mostrando quale controllo egli possa esercitare su di sé e sugli altri. Da questo punto di vista ne consegue che la magia nera praticamente è ogni controllo sugli altri senza il loro consenso. Magia bianca è invece tutto ciò che ha il consenso dell'altro e stimola l'altro a prendere il controllo di se stesso. Eh,
Andiamo però oltre Steiner, ecco qui arriviamo alla conferenza. Uno, cioè, dice due cose molto importanti che normalmente non dice nessuno. Allora, intanto Steiner mette in guardia da gli scopi altruistici che hanno le persone che fanno magia bianca, perché dice cioè la maggior parte delle persone che operano la magia bianca lo fanno dicendo che sono altruiste, lo fanno per il bene dell'altro, ma in realtà lui dice testualmente: chi crede questo è nella più completa illusione. Perché? Perché anche qui leggo da un pezzo di questa trascrizione: perché la persona non può assolutamente sapere quali forze occulte ci sono dietro a lui, perché la maggior parte di noi non è consapevole delle forze che ci guidano. Solo pochi iniziati, arrivati al massimo grado della magia, riescono a capire quali forze veramente stanno dietro alle loro azioni. La maggior parte agisce con il controllo, sì, di forze occulte, di forze magiche, ma con un controllo parziale, non si ha il controllo totale dall'alto. In particolare, poi lui dice, quando ampli la domanda alla persona, gli chiedi per quale motivo vuole essere disinteressato e fare magia bianca, lui dice si ottengono delle sorprendenti risposte del genere: sono disinteressato, vorrei diventare disinteressato perché mi permette di arrivare al più alto grado della perfezione, oppure non posso sopportare di essere un uomo privo di valore, oppure desidero essere una persona di valore nel mondo. Ora, se si analizzano, lui dice, questi sentimenti, si vede che sono sentimenti egoistici. Anzi, il più incredibile degli egoismi è questo. E infatti poi prosegue nella sua spiegazione dicendo che nei tempi antichi era proibito compiere qualunque cosa magica senza l'accordo delle guide del governo della Terra, senza diciamo il consenso di quelli che si chiamano i grandi maestri della Loggia Bianca. In sostanza, la vera magia bianca per lui, Steiner, ma anche secondo la prospettiva che ho introdotto all'inizio, è solo quella svolta in accordo con i grandi maestri della Loggia Bianca, che hanno il governo dell'umanità e sanno quali forze possono o non possono agire, e anche dietro al male talvolta loro vedono qual è il bene che si produce, talvolta non ostacolano sempre il male, semplicemente perché sanno che il male ha la sua funzione e magari deve fare in un certo periodo storico una sua funzione per arrivare a determinati risultati. Ora, risultati che sono ovviamente in accordo con la legge divina, ma l'accordo col divino, io, te, Fabio, la maggior parte delle persone che ci seguono certamente non lo possono avere, perché non sono ai più alti gradi dell'iniziazione e non hanno raggiunto la cosiddetta illuminazione. Quindi solo quella sarebbe la vera magia bianca. Tutti gli altri, anche quando credono di operare per il bene, spesso non operano per il bene. Viceversa, a volte ci sono persone che possono operare per il male, magari senza volerlo fanno delle cose positive, o comunque delle cose positive, e soprattutto diciamo operano secondo un piano divino anche loro. Infatti poi in questa conferenza Steiner dice che nell'epoca sua, quindi non so se valga anche per questa, comunque dice in questo periodo storico la maggior parte delle persone ha perso questo contatto col divino, quindi bisognerebbe astenersi dal praticare la magia anche quando si ritiene che sia magia bianca. Casomai bisogna puntare alla divulgazione di alcuni concetti esoterici, occulti, come faceva lui, che ha aperto il mondo dei Rosa Croce all'esternazione di molti concetti. Lui era un Rosa Croce e punta a esternare alcune cose che erano riservate solo agli iniziati fino a qualche tempo prima. Quindi ecco, questo diciamo sarebbe il vero concetto di magia bianca. Ne deriva cosa? Ne deriva che la maggior parte delle persone, se quando opera, non sa se in realtà fa magia bianca e magia nera. E io stesso mi sono posto la domanda quando ho visto all'opera determinate persone,
ad esempio, cito quest'altro esempio. C'era una persona che io volevo aiutare perché era colpito da una maledizione qualche tempo fa, e aveva dei casini enormi nella sua vita privata, personale, lavorativa, tutto andava in rovina, e più operatori anche di magia bianca non erano riusciti ad aiutarla. A un certo punto, con una mia amica, l'abbiamo aiutato come con un consiglio di magia nera, che era un consiglio che effettivamente era più efficace. Era un rito in cui sostanzialmente si trattava di non uccidere nessuno, non fare nulla di negativo, ma di far ritornare quel karma negativo che era andato addosso a questa persona e restituirlo al mittente in modo consapevole. E apparentemente quindi un atto di magia nera, perché tu vai poi a fare del male tra virgolette all'altra persona, però è una persona che te l'ha scagliato il male. Quindi io mi sono domandato, ma cioè è veramente magia nera questa? Soprattutto poi mi ha colpito molto la parte finale del colloquio, perché questa persona che era colpita da questa maledizione sapeva anche chi gliel'aveva mandata questa maledizione, e aveva in progetto di ucciderla. Dice: quando io arriverò alla fine della mia vita per una malattia che adesso ho, andrò e lo ucciderò personalmente, e uccido non solo lui ma anche altre persone. E l'avrebbe fatto, eh? Questa era una persona che, insomma, se dice una cosa la fa. E questa mia amica ha detto a questa persona: però rinuncia a tutti i progetti di vendetta. Ma allora io mi sono detto: ma quale magia nera è una magia che comunque ti fa rinunciare a dei propositi di vendetta e ti fa semplicemente agire restituendo una cosa che ti è stata mandata all'altro? Per me non è magia nera quella. Si sono usate le tecniche della magia nera casomai per contrastarle, mentre quella della magia bianca, amore, luce, non aveva funzionato. Lì invece si trattava di restituire, diciamo così, odio con odio, ecco, mettiamola così. Però poi si trattava anche di rinunciare a qualcos'altro, sempre di odio. Quindi insomma, io ho sempre visto questi operatori di magia bianca e magia nera molto al confine. Mi sono sempre domandato appunto quanto fosse veramente nera quella di alcuni operatori neri e quanto fosse bianca quella di alcuni operatori bianchi. In particolare operatori che dicono di essere nella luce, nell'amore, eccetera, e poi parlano male di Tizio, di Caio, sputano odio, seminano zizzania tra le varie persone, dicendo: no, ma quella è una persona negativa, lasciala. Insomma, un casino fanno certi operatori di magia bianca, tra virgolette, che operano nella luce, che francamente veramente mi sono fatto diverse domande. Poi Hartmann, alla fine, cioè, in questo libro straordinario, che lo dico per chi fosse interessato, è un libro bellissimo, ma non è un libro che parla di magia bianca e magia nera in termini tradizionali. Cioè non aspettatevi di trovare, se lo leggete, rituali di magia nera, come difendersi dalla magia nera, se non indirettamente. In realtà è un libro spirituale che parla anche di religione, di Dio, di amore universale. È un libro straordinario, quasi più che magia bianca e magia nera si potrebbe dire proprio introduzione alla spiritualità, perché è un vero e proprio concentrato di tutti i precetti spirituali più importanti. È quasi un libro di base di spiritualità, potremmo definirlo. Quindi il titolo secondo me è anche un po' fuorviante. Comunque, rimanendo solo alla magia bianca e nera, Hartmann dice quindi che solo è un concetto simile, anche se espresso con parole molto diverse. Comunque, solo quando si arriva al massimo grado dell'elevazione spirituale si riesce a distinguere la magia bianca dalla magia nera. Lui dice che gli esseri umani sono, diciamo, possono essere divisi in sette gradi di evoluzione. Al settimo gradino, dice lui, egli scopre di essere lui stesso il Dio di cui egli era alla ricerca. Allora la sua volontà è libera da ogni desiderio egoistico, il suo pensiero è una sola cosa con la sua volontà e la sua parola è un atto creativo. Ma solo a questo gradino qua, chiunque sia al grado inferiore, è la stragrande maggioranza di quelli che aprono la magia, non può pensare di essere a quel livello. E lui aggiunge: un tale essere spirituale può anche dimorare in un corpo umano su questo pianeta e può addirittura non essere neppure riconosciuto come qualcosa di superiore al resto dell'umanità.
perché la sua personalità non è Dio, però egli vive, eppure non vive realmente su questo piano materiale, perché è Dio, il suo io divino, la realtà stessa che vive in lui è Dio, e lui è fuso con Dio. Ecco i vari maestri spirituali dell'umanità, San Francesco, Yogananda, Ivanov, che hanno sempre detto: io faccio la volontà di Dio, non sono libero, ma faccio la volontà di Dio, ma quel Dio che è in me. Né più né meno poi dello stesso concetto che dice Neil Donald Walsh nel suo Conversazioni con Dio, in termini molto più moderni, forse anche molto più comprensibili. E poi, poco prima della trasmissione, ho detto alla mia amica Giusy di: guarda, adesso parlerò di magia bianca e magia nera, e lei così spontaneamente mi ha mandato un vocale che adesso l'ho trascritto e lo leggo testualmente. Dice: non esiste la magia bianca e la magia nera, esiste l'uomo, in quanto tutto quello che possiede può farlo diventare bianco o nero. Quindi questa magia bianca e questa magia nera non esiste. Alcuni sono più predisposti ad invocare determinate entità e sono più predisposti a fare la magia nera, altri sono più predisposti a fare quella che si chiama magia bianca, altri faranno una specie di, questo lo aggiungo io, una specie di magia intermedia. Ma la verità è che per sapere veramente se farai magia bianca o magia nera devi essere in accordo con la cosiddetta fratellanza bianca. Allora concludiamo, quindi due domande centrali di chi si pone la domanda sulla differenza tra la magia bianca e la magia nera sono queste. Prima domanda: perché allora, se fare la magia nera e la magia bianca è uguale, tanto non sappiamo quali sono le conseguenze, io devo scegliere comunque la via della magia bianca preferibilmente? E poi cosa devo fare se tanto non so quali sono le conseguenze di quello che faccio? Quindi vado a curare una persona e magari quello diventa un serial killer, che faccio? Non devo fare più niente quindi nella vita? No. Allora, partiamo dalla risposta a quest'ultima domanda. Intanto noi dobbiamo solo fare il meglio possibile, poi non sappiamo se quello che facciamo è veramente fare il bene, crediamo di farlo e va bene così. L'importante è che purifichiamo noi stessi, che lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di fare del nostro meglio. È un percorso quello dell'evoluzione, e qui cito una frase, l'ho già citata, però mi è piaciuta molto, di Serena Pattaro, che nella trasmissione che abbiamo fatto insieme su Evocazione e Invocazione ha detto una cosa molto bella sull'evoluzione. L'evoluzione è togliere piano piano, via via, quei veli che ci impediscono di vedere la realtà. Quindi solo quando avremo tolto l'ultimo velo e saremo degli illuminati possiamo veramente sapere se ciò che facciamo è buono o no. Però finché non abbiamo tolto i peli, almeno cerchiamo di purificare su noi stessi, di lavorare su noi stessi, sulle nostre motivazioni e poi anche sugli altri, chiaramente, senza però arrogarci, diciamo, la presunzione di pensare che noi siamo maghi bianchi o che noi lavoriamo per il bene, che noi siamo dalla parte del bene, perché chiunque ha questa presunzione, salvo che non sia un Buddha o che non sia Ivanov o che non sia Cristo, sono, come dice Steiner, nella più completa illusione. Poi, seconda domanda, che era la prima domanda, quindi diamo adesso la risposta: perché bisogna scegliere la via della magia bianca tendenzialmente, cercando di evitare tutto ciò che è sicuramente magia nera? Beh, anche perché talvolta la via della magia nera sembra molto semplice: faccio un rito, ottengo potere, ottengo soldi, ottengo il controllo sull'altro, sembra facile. Già, sembra facile, però qui la risposta la traggo da Swami Kriyananda nel suo libro Autobiografia di uno yogi occidentale, stupendo, non a livello di autobiografia di uno yogi ma di Yogananda. Yogananda era il maestro, ma anche lui scrive un libro veramente straordinario, e in questo libro lui dice perché bisogna appunto scegliere la via della spiritualità, della magia bianca: perché il mago bianco è felice, e essendo felice e trovando l'amore dentro se stesso lo spande poi attorno. Il mago nero non solo non è felice perché non ha l'amore normalmente, o magari ce l'ha ma comunque in misura molto piccola, ma soprattutto non spande amore attorno a sé, ma per se stesso soprattutto non è felice. Lui dice: guardate le facce di alcuni personaggi neri e poi guardate
il viso di uno Yogananda o il viso di un Ivanov, vedete quello che vi trasmette, poi andate a vedere cosa vi trasmette il viso di Draghi quando gli state davanti, o di alcuni personaggi della politica, oppure alcuni maghi neri. Beh, cosa vi trasmettono? Beh, non, se noi pensiamo che questi grandi maestri dell'umanità, Cristo, Buddha, sono degli esempi per quello che noi dovremmo diventare, a cui dovremmo aspirare, non a caso Tommaso A. Kempis scrive l'imitazione di Cristo, e lo stesso Cristo dice espressamente nei Vangeli che lui è venuto per portare l'esempio di come si può vivere e di cosa si deve diventare, no? E quindi infatti dice: vi porto un comandamento nuovo rispetto a tutte le conoscenze esoteriche preesistenti e anche a quelle che lui trasmetteva: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, questo era il comandamento di base, che era quello dell'amore. Ecco, questo è il, diciamo, il motivo per cui noi dovremmo praticare, tra virgolette, la magia bianca. Poi si potrebbero dire tante altre cose, ma qui il tempo è limitato. Io no, no, poi dare un ce consiglio. L'hai, Paolo. Ce l'hai ancora. No, 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 sì, ma poi ci sono le domande, insomma, ci sarebbero tante cose da dire, e anche con esempi, ma no, lo faremo nelle prossime puntate sicuramente. Invece concludo, insomma, questo intervento con un consiglio. Ho ascoltato prima della trasmissione un video molto interessante di Federico Cimaroli nella libreria esoterica Cavour, I maghi bianchi, chi sono e come operano. È interessantissimo perché dà una visione un po' diversa. Per esempio, lui spiega perché alcuni maghi bianchi non sono solo quelli che hanno la veste e praticano la magia, così come alcuni maghi neri non sono quelli che stanno con la veste a fare un rito di magia nera. Alcuni maghi neri sono alcuni politici, alcuni leader spirituali, no? E lui parla di molto interessante questa cosa di Maradona, perché è un mago bianco, e lo spiega. È molto interessante, che fa vedere Maradona da un altro punto di vista, ma soprattutto anche il concetto di mago bianco, e poi dice e spiega tante altre cose, è molto interessante, quindi vi invito ad ascoltarlo e approfondire. Io del resto nelle mie trasmissione voglio dare degli spunti di riflessione, sono normalmente faccio trasmissioni su argomenti su cui anche io cerco le risposte, quindi le risposte totali e assolute non ce l'ho. Se non sbaglio l'ho intervistato per un altro canale l'anno scorso, un anno e mezzo fa, Cimaroli, se non sbaglio lui era un imprenditore prima, che poi ha cambiato completamente vita. Legato credo alla vita notturna, alle discoteche, vado a memoria, poi una storia particolare e interessante. Ora mi hai aperto quest'altro link Maradona, lo teniamo lì un attimo, ma volevo ripartire dall'inizio, cioè tu hai concluso dicendo comunque che se dovete praticare, diciamo, dovete, se sentite di dover praticare una forma di magia, scegliete chiaramente quella bianca. All'inizio tu hai detto però che tuttora ti piace frequentare anche chi sai benissimo che fa anche magia nera. Volevo capire, perché io, per me ad esempio, se io sapessi che ne so, il tal dei tali, già nel senso, abbiamo fatto solo una piccola epurazione anni fa con un soggetto che era stato qua ospite, che palesemente, diciamo, si occupa di queste materie. Poi è chiaro che non è che possiamo sapere chi ce ne saranno stati tanti altri che magari la praticavano, la praticano tuttora, magari continuano a venire ospiti, però questo non lo possiamo sapere. Però di quello che, insomma, si sa, io preferirei evitare di frequentarli, soprattutto di portarli qui in trasmissione. Ma che cosa quindi ti spinge a frequentare persone? Cioè, solo per un... perché tu hai detto, no, una, hai citato un caso, io ricordo all'epoca, poi quando anche privatamente, no, mi raccontavi di questo medico, hai detto, no, mi ha fatto molto crescere. Quindi, come dire, paghi lo scotto comunque di avvicinarti a questo mondo, e soprattutto poi davvero potrebbe essere un'evoluzione, e non c'è il rischio che poi invece possa diventare qualcos'altro, cioè quella che sembra, non nel tuo caso, in generale, un'evoluzione, poi in realtà magari
ti sta trascinando in qualcos'altro. Ma ovviamente, siccome noi una parte di libero arbitrio la conserviamo, non è che mi faccio trascinare in qualsiasi cosa mi venga proposta. Inoltre, come ho detto, io ho sempre avuto dei dubbi su angeli, demoni, su magia bianca e magia nera. Perché? Perché io vado all'essenza delle cose, anche al cuore delle persone. Quando mi avvicino a certe persone, vedo il cuore, nonostante dicano di essere dei delinquenti in alcuni casi, ma io vedo che c'è altro. Ma io, al di là della magia nera, ma io ho anche amici che sono stati nella mafia. Un mio carissimo amico è stato nella mafia del Brenta, per esempio. Ma ha un cuore straordinario. Cioè, e uno mi dice, ma come faceva? Come faceva? C'ha un'infanzia di un certo tipo, ha una storia di un certo tipo. E a un certo punto lui, per esempio, mi descrive Felice Maniero come una persona che è stata un secondo padre per lui e che ha solo fatto del bene, e lui poi ha fatto delle cose illecite di cui si è pentito. Ha fatto la sua galera. Io l'ho conosciuto quando stava in galera, quando è uscito siamo diventati amici, cioè in realtà lo eravamo già mentre lui stava in galera, e poi all'uscita ci siamo frequentati e ci frequentiamo. Ma il cuore di alcune persone che dicono di essere dalla parte del bene, ma non lo è affatto dalla parte del bene. Così come il cuore di questa persona che ho citato, ma cioè sì, guarda, descrivo meglio l'episodio. Quando mi disse io adesso accoppo questo stronzo, mi disse testualmente così, e io gli dissi scusa, ma con che rito, come fai? E lei mi disse, prima di tutto io non uso sangue di animali o di persone innocenti, io uso il mio sangue, perché ho talmente tanta energia che mi tolgo tanto sangue e faccio il rito con il mio sangue. E già questo me la cataloga su un altro piano rispetto a molti maghi neri, no? Perché non mai farebbe del male a un animale, li difende, li protegge, ma poi cura continuamente le persone, vive curando le persone con un amore per il suo lavoro che non ho visto in altri medici. Nel 90% dei medici che ho visto non c'è quell'amore, quella passione e quella capacità poi di cura e diagnosi che lei aveva ed ha tuttora. E mi riesce difficile classificare questa persona come una persona negativa, anzi è molto più positiva di altre. E io poi anche qui voglio citare una mia amica che diceva siccome questa usa la magia bianca e la magia nera a seconda degli scopi che deve perseguire, che sono per me sempre positivi. Una volta appunto dovevamo fare una cosa con una persona che aveva un problema, e disse scusa, i tuoi maghi bianchi e le tue maghe bianche che cosa hanno ottenuto? Nulla. Ecco, qui ci vuole la magia nera per ottenere il risultato di aiutare questa persona. E qualcuno mi dirà ah, ma allora tu, io Paolo Franceschetti ti ma io che cazzo ne so cosa vado a fare nel futuro per il mio karma, io non ho questi poteri, io so solo che c'è una persona in difficoltà e la voglio aiutare, certo senza usare mezzi illeciti, facendo del male ad altre persone. Ma se devo fare del male di ritorno magicamente con diciamo con determinate forze, quello lo faccio, sì, anche perché il mago nero che ha operato la magia nera contro questo qui era consapevole che non sempre la magia nera va a buon fine, spesso c'è il ritorno. Quindi semplicemente la mia amica gli ha fatto avere a chi ha commesso questa azione di magia nera un ritorno, che questo mago nero nel suo libero arbitrio sa perfettamente che può capitare. Quindi cioè io agisco per quello che a me sembra il meglio, poi se quello che faccio in questa vita avrà delle ripercussioni, non lo so, io non lo posso sapere. Mi fa piacere che molti, per esempio persone che attorno a me sanno perfettamente dov'è il bene e dov'è il male, quindi mi condannano per questo atteggiamento, e va bene, buon per loro che sanno perfettamente dov'è il bene e dov'è il male. Alcune di queste persone che parlano così tanto a me non mi sembrano tanto operatrici, operatori di luce e di bene, ma poi magari lo sono e io non lo so, perché appunto ripeto, non sono l'illuminato, quindi non posso sapere esattamente tutte le conseguenze future di tutto ciò che vado a fare. E quindi io appunto non è che frequento a prescindere qualsiasi mago nero, no, cioè Mario Spezzi, che adesso è defunto, insomma
Era comunque un esperto di esoterismo, ma non l'avrei mai frequentato, insomma, non ho dubbi su questo, insomma. Frequento altre persone di cui mi domando, ma saranno davvero così bianche e così nere? Quanti agli angeli, demoni, no? E queste entità? Io ho molti dubbi sulla differenza, abbiamo parlato tante volte, quindi adesso non mi ci rimetto, insomma. Ci sono alcuni angeli che fanno un bagno di sangue nella storia dell'umanità o intervengono e ho qualche dubbio a pensare che facciano veramente del bene. E poi ci sono delle persone che invece appunto vedo che fanno del male, ma poi in realtà non fanno così del male, e delle entità sembrano negative perché sono classificate demoni, ma poi fanno molto del bene, quindi non, insomma, è un po' più la realtà effettiva, è un pochino più complicata di come la presenta la Vulgata, bene, male, eccetera. Dicevi, no, non sempre la magia nera funziona, anche perché ne abbiamo parlato altre volte, Paolo. Ora, il caso che ci hai detto, no, della persona che poi è scomparsa il giorno dopo, perché comunque penso che se una persona, come dire, può avere il potere di influire a distanza sulla vita degli altri, cioè l'altra persona è totalmente esposta, quindi all'arbitrio di un'altra persona che decide di fare un rito, è questo che ci deve essere qualcos'altro in mezzo, anche perché la stessa Giusi, no, mi dicevi prima, ti ha detto, no, non esiste magia bianca, magia nera, e che ti ha detto, insomma, esiste l'uomo. Quindi il fatto che lei abbia fatto un rito poi si è intersecato con tanti altri fattori che riguardano poi la persona, l'altra persona. Ma assolutamente, noi poi non siamo isolati, siamo un tutt'uno con il cosmo e agiamo secondo un piano divino. Quindi, sì, quindi per esempio la persona che si è beccata quel rito di ritorno, che comunque già fa magia nera, solo magia nera nella sua vita, beh, comunque era anche nel suo piano divino che si beccasse questo colpo di ritorno, no? Esatto. E comunque ti ripeto, Dimmi, dimmi. fondamentale per me quando mi rapporto con una persona è il cuore. E io tra l'altro vedo il cuore di alcune persone che dicono di essere nella magia bianca, nella luce, nel percorso spirituale. Lo vedo talmente chiuso che faccio fatica. Mi viene un po' da sorridere quando questi parlano male di chi fa magia nera, quando vedo che alcuni hanno un cuore molto più grande, diciamo, di tanti altri, a livello di apertura del cuore e di quarto chakra, insomma. Volevo infine, ecco, mi si è rovesciato, sai che ogni tanto succede questo coso, mi si è rovesciato un po' di cappuccino, Paola, porca mia, e qualcuno mi ha fatto un rito qui. Fortuna stavolta il danno è stato relativo, perché è stata una goccia, perché chi è che mi spinge a dare degli urti involontari alla tazza? Cioè, fai mai fatto caso? C'è una barista che penso sono il suo terrore. Io ho fatto dei casini 2 o 3 volte. Perché dal niente ce l'ho, capito? Così do una botta mentre parlo al coso. Boom. Va bene. Allora, hai detto Maradona. Maradona, mago bianco. Questa mia. Ecco, così si spiega perché delle figure che tu diresti, no, diciamo insignificanti sotto questo punto di vista, riescono poi a trascinare folle di milioni e milioni di persone in tutto il mondo, cioè hanno un dono di cui anche loro stessi non ne sono consapevoli, che va anche al di là del calcio e quindi del genio calcistico. Eh sì, certo. Hanno anche un ruolo nella storia dell'umanità. Maradona ci è stato presentato come uno che si drogava, eccetera. In realtà, poveraccio, era secondo me una persona con un gran cuore, ma che ha fatto comunque anche tanto del bene. Che poi è stato attaccato da forze avverse perché lui si mise contro la FIFA, contro alcuni poteri forti. E quindi pagò caro questo suo mettersi con i poteri forti. Guarda, su Maradona c'è una canzone bellissima di Manu Chao che si intitola La vita tombola, perché poi tra l'altro una volta l'avevamo messa, mi pare, bellissima, in cui parla di come
la vita appunto è una tombola, puoi nascere come Maradona oppure puoi nascere in un altro modo, ma segui un destino sostanzialmente, e lo devi seguire, perché devi seguire quello che Rosangela Catalano chiamerebbe il proprio daimon, che era un concetto anche che usa Hillman nel Codice dell'anima, no? Che non a caso si chiama daimon. Il nostro la nostra vocazione più profonda, quando tu fai quello che sei, stai seguendo, che tu lo sappia o no, un piano divino. Tu per esempio, Fabio, segui il tuo daimon e con questo tuo modo di fare radio eccetera, quindi stai seguendo un piano divino, che tu lo sappia o no, e c'è un disegno divino dietro a tutto. Poi alcuni a un alto grado di iniziazione riescono pure a capirlo, questo piano divino, e a vederlo, e c'è un'ampiezza di visione. Alcuni hanno una visione quasi totale, alcuni un po' meno, ma comunque, e non a tutti è dato vedere questo, insomma, questa visione. Ma questa è l'illuminazione di cui parla Buddha, di cui parla anche Cristo, anche se non la chiama illuminazione, eccetera. Allora, direi a questo punto di seguire il flusso, e ci salutiamo per questa parte con La vita tombola. E così come Paolo continuano le morti strane, no? Penso tu abbia letto che è morto il legale dell'unico superstite della strage di Erba, e è stato rinvenuto morto in casa, era l'avvocato di Mauro Frigerio, l'avvocato Manuel Gabrielli, e peraltro giovane, perché mi pare che non avesse un'età, cioè 47 anni. Leggiamo: il corpo dell'avvocato Gabrielli, ormai privo di vita, trovato dalla moglie nel garage della loro abitazione a Nove Drate, comune di poco meno di 3.000 abitanti in provincia di Como. L'avvocato fu il legale di Frigerio, unico sopravvissuto alla strage di Erba. Era ormai troppo tardi quando la moglie ha trovato il corpo e lanciato l'allarme. Sul posto intervenuti i soccorsi e i carabinieri. Sarà l'autopsia, che sarà fatta la prossima settimana, a stabilire le cause. Gabrielli, due figli, con un passato da consigliere comunale, penalista, iscritto al Foro di Monza, attivo soprattutto in Brianza con studi a Seregno, molto conosciuto in tutta la provincia di Como. Nel 2006 diventato noto alle cronache per aver assistito Mario Frigerio, superstite della strage, testimone chiave nel processo Saulindo e Rosa, in seguito anche legale del cantante Michele Bravi. C'è un altro avvocato, l'avvocato di Azzuz, che per un periodo, no, si era anche parlato molto di lui. Dice: spero si faccia presto chiarezza, era un collega, una persona come tale, dispiace, se ne piange la morte, dice Luca Dauri, avvocato di Azzuz Marzouk, sulla morte del collega. Ora qui potrebbe essere una delle tante morti che vediamo in questo periodo, quindi la classica morte improvvisa, e certo colpisce che era ora non so se era in una fase di attivismo sul caso, se ne stava riparlando però di questo caso ultimamente, perché Olindo ha raccontato di aver avuta estorta sostanzialmente la confessione, Paolo. Sì, l'ha raccontato, ma in realtà non l'ha raccontato, non è una novità. Dai primissimi tempi della strage di Erba sono state pubblicate anche le registrazioni degli interrogatori di Olindo e Rosa, in cui Rosa diceva: Olindo, ma ci hanno detto che dobbiamo confessare, ma cosa dobbiamo confessare? E Olindo gli ha detto: non ti preoccupare Rosa, te lo dicono loro, ma così ci riserveranno un trattamento migliore. Queste sono intercettazioni pubblicate che io ho scaricato sul mio PC e ce l'ho, non mi ricordo chi l'aveva pubblicate su un sito, era un giornalista comunque, e quindi si sa chi ha seguito bene questa vicenda lo sa, che la strage di Erba è una montatura e Olindo e Rosa sono innocenti. Io l'ho detto dai primi giorni, insomma, e ne abbiamo parlato tante volte, insomma, no? Ci sono dei video adesso cancellati perché ci hanno cancellato tutto, ma comunque ne abbiamo parlato. Sì, si ritrovano appunto solo su Spreaker, dove ci sono le puntate. Tra l'altro mi stanno chiedendo alcuni perché, ho risposto a una persona che mi aveva scritto che nell'archivio su Spreaker, così come chiaramente l'archivio parte da Spreaker, poi Spotify e arriva di conseguenza,
sono stati, non ci sono alcune puntate. Questo perché l'anno scorso, un anno e mezzo fa, arrivarono delle notifiche anche su Spreaker per motivi di copyright, quindi non so quante sono, forse 4 o 5 che sono state rimosse, perché evidentemente c'era una musica che di solito viene sempre concessa, perché anche perché io ho risposto sempre che, siccome questa è una trasmissione comunque di Web Radio Network, che chiaramente è autorizzata a trasmettere musica, tutte le licenze del caso, quindi essendo una trasmissione di Web Radio Network, quindi di fatto anche la sua poi propagazione su Spreaker o dove volete è comunque coperta dalle norme sul diritto d'autore, quindi le licenze ci sono. Però non è, in alcuni casi è bastato, in altri casi no, e quindi vabbè, queste puntate non ci sono su Spreaker. Poi vedremo se sarà il caso di magari d'estate di riprovare a ricaricarle, perché io ovviamente ce l'ho, e quindi di rimetterle su. Poi un'altra domanda che fanno sempre spesso: dove sono le puntate dalla 0 alla 60 qualcosa? Come ho detto tante volte, era una versione, diciamo, test, nemmeno io sapevo che cosa fare, non c'era Paolo, non c'era... Ora sento un ritorno, hai alzato il volume, Paolo? No, niente, vai. Ecco, da 0 appunto a 60 era un test, non c'era Paolo, non c'era molto di quello che vediamo adesso, quindi... Magari, che ne so, sarà interessante come reperto archeologico tra qualche anno... tirarlo fuori, ma adesso insomma non mi sembra il caso. Invece, a proposito di casi, a proposito di dichiarazioni estorte, siccome recentemente Paolo ha voluto vedere un'altra serie, perché non è tanto per il modo in cui raccontano i fatti, ma perché rivengono fuori delle cose che avevo dimenticato, interessanti da rivalutare, ho guardato credo proprio durante le feste la docuserie su Marta Russo. Tu eri, non so se all'epoca ti colpì questo caso o diciamo non l'avevi particolarmente notato. Parliamo della ragazza uccisa alla Sapienza di Roma, se non sbaglio era il 98, mi sembra, o 96, 98, non mi ricordo. Parte un colpo d'arma da fuoco, quindi un mistero che comunque avvolge l'Italia, tutti parlano, e quindi la polizia che riceve pressioni per trovare all'interno poi insomma di un luogo che dovrebbe essere sicurissimo come la Sapienza, insomma, morale della favola, poi vengono accusati due assistenti, Scartone e Ferraro. Durante il processo vengono tra l'altro portati elementi anche a livello di perizie che sembrano in qualche modo scagionarli. Alla fine ne esce fuori una sentenza, colpo al cerchio, un colpo alla botte, perché vengono condannati ma per omicidio colposo, quindi come se fosse partito un colpo, e tutta la tesi accusatoria si basava in particolare sulla testimonianza di Gabriella Alletto, che inizialmente dichiarò di non essere entrata nell'aula 6 dalla quale sarebbe partito il colpo, ma poi invece dichiarò di esserci entrata e anche di aver visto Scattone e Ferraro. E c'è proprio la registrazione dell'interrogatorio in cui i poliziotti che la interrogano le dicono: signora, lei dice, cosa devo dire? No, lei deve dire la verità, perché altrimenti incriminiamo lei rischia 24 anni di carcere, insomma, e lei in lacrime. E questa cosa viene ascoltata anche durante il processo e sembra un punto decisivo a favore della difesa. Poi esce questa sentenza, ma prescindere però dai colpevoli, perché poi il dubbio rimane, chiaramente si era parlato del delitto, compiere il delitto perfetto senza essere scoperti, si era parlato dell'amica che stava passeggiando con Marta Russo, che poteva essere legata, se non sbaglio, cioè alla famiglia, potrebbero starci delle vendette, era l'anniversario dell'omicidio Moro, insomma varie motivazioni che potevano starci. Però qui ecco, ci sono due temi: quello appunto degli interrogatori storti, e immagino Paolo Erba abbiamo visto, e penso che tu possa dirci che è una pratica molto diffusa, e poi guarda questo, Fabio, sì, è dimmi. Una pratica non diffusa, quasi applicata in ogni caso. Ti fanno una vera e propria tortura psicologica, per cui tu alla fine, stremato, confessi,
quando non addirittura ti mettono loro in mano la confessione e dicono: guarda, dai, confessa queste cose qua e vedrai che ti fai, invece di un ergastolo, ti fai 15 anni, no? Come è capitato in alcuni processi di cui mi sono occupato, in cui hanno detto altrimenti poi in appello te la raddoppiamo la pena, e infatti gli hanno raddoppiato la pena. Perché? Perché la persona ha detto: ma io non confesso niente se è falso, e quindi si sono fatti magari due ergastoli anziché uno, o un ergastolo anziché 20 anni come era no, 30 anni come era in primo grado. Mi è capitato più di una volta, è proprio la prassi ufficiale. E sono, ecco, anche quella cosa che tu hai nominato, no? Cioè che tu hai citato, il carabiniere, il poliziotto, insomma, che dice: confessi, confessi, deve dire la verità, altrimenti incriminiamo lei. È falsa, perché non è che se la persona mente la devi incriminare per forza, mente e gli darai falsa testimonianza, non certo l'accusi di un delitto, no? Però è detto in quel modo, ripetuto più volte, la persona alla fine dice quello, tanto ho capito che loro considerano la verità una certa versione, io do quella versione. In alcuni casi fanno una cosa più sottile con i testimoni. Per esempio, a Erba succede che il testimone chiave, no? Quello che era appunto quel Mario Frigerio, inizialmente dice che non si ricordava chi era che l'aveva accoltellato, poi dopo cambia versione e dice: no, era Olindo. Anzi, all'inizio non è che dice che non si ricordava, dice che non era Olindo, ecco, dice esattamente. Poi però pubblicamente dichiara che era Olindo. Perché? Perché alcuni inquirenti, in perfetta malafede, perché sanno perfettamente quello che fanno, dicono alla persona: ma vuoi che lasciamo due assassini in libertà? Se tu non confessi questa cosa qui, tutto il processo decade e questi assassini tornano in libertà perché non ci sono abbastanza prove. E quindi, in perfetta buona fede, alcuni testimoni decidono di magari di confessare, appunto. Ripeto, in perfetta buona fede, perché pensano: vabbè, ma possiamo lasciare liberi degli assassini. E penso anche, guarda, che ne so, al caso delle bestie di Satana, Michele Tollis, no? Il padre di Fabio Tollis, che di recente mi ha sbeffeggiato su un gruppo Facebook, prendendomi in giro praticamente, perché pensa che io sia l'avvocato dei satanisti e che difendo dei criminali, chiaramente. Io invece ho difeso dei ragazzi che so essere innocenti, ma lui è in perfetta buona fede, lui è convinto di tutto ciò che ha detto, perché è convinto della sua versione, quindi fino ad arrivare a delle forzature palesi. Ma queste sono persone che poi sono manipolate dall'esterno per convincerli di una realtà di cui si convincono pure loro, insomma. Poi magari dopo anni capita, come è capitato a Frigerio, che capisce l'errore, e poi dopo che fa? Però ha dichiarato il falso, cioè è un casino poi andare lì a dire, dal punto di vista sia processuale sia umano, dire: guardate che ho mentito. Perché a quel punto poi diventi inattendibile, sia per la prima dichiarazione che hai fatto, sia per la seconda, cioè diventi uno che comunque ha mentito, quindi non processualmente ti sei bruciato tutte le carte, tutte le possibilità. È veramente una situazione complicatissima, ma complicatissima per chi sta all'esterno. Chi la manipola sa perfettamente come vanno le cose, quindi non è affatto complicata, anzi è molto semplice, perché usano dei protocolli operativi che sono uguali per tutti, quindi sono sempre gli stessi. Non sapevo di questo sbeffeggiamento, ma è stato pesante o no? Ma no, non è stato pesante. Lui, ripeto, in perfetta buona fede, in un gruppo Facebook che riguarda poi il mostro di Firenze, è venuto lì a insultarmi, in realtà mi ha preso in giro dicendo: ah, complimenti, li faccio i complimenti per come è andato il ricorso di revisione, veramente eccelso l'avvocato Franceschetti. Quindi l'ha presa per il culo, insomma, perché lui mi considera, appunto, ripeto, in malafede, e ha chiesto di incontrarmi più volte negli anni per parlare. Io poi però a un certo punto non ho fatto più legale, insomma, non ho avuto più modo di incontrarlo. Ci avrei fatto due chiacchiere volentieri, ma sono sicuro che non lo convincerei di nulla, non mi ascolterebbe. Lui vuole solo capire il mio grado di malafede, capire vuole studiarmi per capire meglio, ecco, ma per capire meglio quella che è la sua versione della verità. E beh, certo, poi dopo il ruolo del familiare è sempre complicato, perché comunque, no, c'è il dolore da una parte, poi quello che
come il caso è stato rappresentato, quali sono state le conclusioni poi giudiziarie. Perché una cosa che mi colpisce sempre, Paolo, però bisogna anche mettersi nei panni con empatia di queste persone, quindi può essere anche facilmente comprensibile. Cioè, in tanti casi le persone, tranne delle rare eccezioni, e qui si ritorna poi anche al tema cosa vuol dire ottenere giustizia, perché se che ne so, viene arrestato quello che viene ritenuto il responsabile dell'omicidio, quindi tu sei un genitore, trovano il responsabile e il familiare della vittima comincia chiaramente a fare il tifo per la sua condanna, a prescindere poi se gli elementi raccolti siano quelli poi decisivi effettivamente. Quindi se per caso poi nel processo la persona viene assolta, il familiare la vede come una sconfitta, non è che comincia a dire ma forse allora non è stato lui, no, dice che non c'è stata giustizia perché comunque non è stato condannato. Quindi secondo te perché scatta questo meccanismo e anche questa frase fatta, no? Voglio giustizia, voglio cioè può bastare una condanna di un tribunale, quindi il carcere per il responsabile, a dire ho ottenuto poi giustizia? Ma guarda, dal punto di vista umano, anche qualora veramente si arrestasse il vero responsabile di uno degli omicidi di cui si occupa la TV, non sarebbe comunque una giustizia reale, no? Perché se il figlio è morto e non te lo ridarà mai nessuno. Però comunque è già una consolazione sapere che a livello terreno comunque il responsabile sta in galera e gli si impedisce di nuocere anche ad altre persone. Il problema poi è che in realtà non viene mai fatta neanche una giustizia terrena, per i motivi che sappiamo e che abbiamo trattato tante volte. Ma perché? Ma perché noi siamo su questa terra per svolgere un compito spirituale e per capire le leggi dello spirito, non quelle della materia, e per capire che sul piano materiale tutto è invertito. La realtà, proprio perché gli induisti dicono che la realtà è Maya, è un'illusione, no? Ma è veramente un'illusione fin nei piccoli particolari, quindi è un'illusione anche la giustizia, che in cui ribaltano la realtà alcuni magistrati responsabili di omicidi, e non parlo solo di quelli che io ho citato più volte facendo nomi e cognomi, anche di persone che non ho citato perché non avrei le prove, insomma, non era, però alcuni magistrati responsabili di alcuni omicidi poi sedevano ovviamente dalla parte o dell'accusa o del collegio giudicante a giudicare persone innocenti e di cui i responsabili però del delitto erano loro stessi, cioè il magistrato. Questa cosa è una cosa talmente assurda, però la si capisce solo quando fai un percorso spirituale in cui capisci che la materia è ribaltata, quindi qui su questa terra è tutto ribaltato, i valori che ci propongono sono ribaltati rispetto alla realtà, no? Tu pensiamo, osannati calciatori, presentatori di quiz televisivi, no? Di cazzate che vengono pagati miliardi, e i veri ricercatori spirituali, le persone, gli insegnanti, no? I poliziotti, le persone che fanno lavori più utili alla società, quelli vengono pagati di meno, no? I poliziotti, ammesso che facciano ovviamente bene il loro lavoro, ma ce ne sono tanti, e quindi è tutto ribaltato. Quando uno capisce questo, ecco, la grande importanza del complottismo per esempio è questa, no? Capire che la realtà è ribaltata per arrivare poi alle leggi dello spirito, che sono quelle reali, e quindi fa parte di un percorso spirituale che l'essere umano deve fare su questa terra, e è normale che sia così. Non è facile rendersene conto, chiaramente la massa non se ne rende conto, e deve andare così e va bene così. Ah certo, poi se c'è un risveglio in corso arriverà anche quello. Abbiamo parlato prima di Maradona, negli ultimi giorni c'è stata una morte, no? Che ha oscurato mediaticamente quasi quella di Ratzinger, cioè si è parlato soprattutto della morte di Gianluca Vialli, tumore al pancreas,
che non so se credo sia lo stesso tumore di cui è morto anche Steve Jobs. Come mai secondo te anche personaggi di un certo tipo, quindi che magari avrebbero possibilità di arrivare a determinate cure, a determinati percorsi, e poi alla fine sì, magari vivono un po' di più delle persone comuni forse, però poi alla fine arrivano allo stesso epilogo? No, allora, tanto non credo che queste persone vivano di più delle persone comuni. Alcuni cioè perché fanno cure più, come dire, magari che non, a cui le persone comuni non hanno accesso, non lo so, Sì, ma no, perché ci sono tanti anziani in tanti paesi che magari vivono 100 anni. No, ma io intendevo chi si ammala di tumore, tra la persona che fa la chemioterapia e magari loro che fanno altri, non lo so se hanno altri percorsi, non lo so. Ma guarda che non tutti conoscono le terapie alternative alla chemioterapia e alla radioterapia. Molti di loro non le conoscono. Insomma, non è detto che, essendo a quei livelli, hanno la possibilità di conoscere queste cose, assolutamente. Dipende da quanto si sono informati, dipende da chi hanno intorno, da chi li consiglia. Quindi, come per le persone normali, né più né meno. E il fatto che se ne è parlato così tanto, come te lo spieghi? Beh, comunque era un personaggio piuttosto noto, e poi tra l'altro del mondo del calcio, che fanno più, si parla molto più di personaggi del mondo del calcio che di altri personaggi, quindi sì, ci sta. E voglio chiedere anche a te il discorso di come si chiama, di Ratzinger, che, come dire, è diventato un po' non si sa bene investito da chi, comunque una sorta di paladino. Ne abbiamo parlato anche con Massimo nell'ultima puntata, dove Massimo è stato attaccato perché, Massimo Mazzucco intendo, perché lui insomma ha ritirato fuori delle cose relative insomma alla pedofilia e via dicendo, e quindi è stato attaccato perché allora sei a favore di Francesco. In realtà io ho detto, io non sono a favore proprio di nessun papa in generale, quindi figuriamoci. Però questa sorta di contrapposizione tra la chiesa tradizionale e la chiesa insomma dove sta andando, poi io dicevo, ma alla fine, ma queste non sono queste le nostre battaglie, cioè chi se ne frega, cioè voglio dire, sono cose big interne loro di potere, cioè perché come dire, trasformare Ratzinger al di là di quella che poteva essere la sua conoscenza teologica in, come dire, una sorta di emblema dei buoni, ecco. Ma guarda, non te lo so dire il perché specifico su Ratzinger. In generale c'è una regola per cui la Chiesa Cattolica è, come tutte le grandi religioni, sono uno strumento di potere. Sono diventati, a partire dal concilio di Nicea, cioè la Chiesa delle origini era una Chiesa comunque più pura, più aderente a quello che probabilmente era il cuore del vero messaggio di Cristo. A partire dal concilio di Nicea, da Costantino in poi, comincia a diventare uno strumento di potere, per diventarlo poi assolutamente in modo definitivo dopo la morte dell'ultimo imperatore di Roma, Romolo Augustolo. Perché? Perché a quel punto la Chiesa non è più un'entità spirituale, per quanto fosse già corrotta nel VI secolo quando muore Romolo Augustolo, ma diventa un'autorità anche temporale. Da quel momento in poi il potere temporale è assolutamente, diciamo, contraddittorio rispetto al potere spirituale, ma non perché uno non possa esercitare il potere temporale in modo spirituale, ma perché quando il potere temporale è esercitato da un'organizzazione complessa fatta da più persone, necessariamente si perde la purezza del messaggio spirituale, perché prevalgono altri meccanismi che sono tipicamente umano. In pratica le religioni sono costruite dall'uomo, e quindi, essendo costruzioni dell'uomo, non possono che essere costruzioni di potere. I grandi maestri della storia dell'umanità e della storia delle religioni, cioè Krishna, Buddha, Maometto, Cristo, non volevano fondare una nuova religione,
Cristo disse espressamente che non era venuto per riformare la religione dei padri, ma per portare un comandamento nuovo. C'è un passaggio che è chiaro nel Vangelo. Poi la Chiesa Cattolica, da quella frase, tu sei Pietro, su questo costruirò la mia Chiesa, ci ha costruito un castello infinito di cardinali, vescovi, concili, eccetera. Ma non era questa la volontà di Cristo, non era la volontà di Buddha, quella di fondare una nuova religione, e l'hanno fondata, ma manco di Maometto. Maometto impedì che si fossero messe per iscritto le sue cose finché era in vita. E dopo la sua morte, che si riunirono in concilio, come hanno fatto per il buddismo e come viene fatto per il cristianesimo, e si procede all'edificazione di quella che era la religione musulmana, islamica. Ma diciamo, poi, quando ci sono questi giochi di potere e queste organizzazioni diventano strumenti del potere, talvolta la persona messa al vertice può essere bianca o nera, ma è sempre costretta a fare comunque dei compromessi. Quindi poi, a seconda di come noi, di quello che noi andiamo a spulciare della sua vita e delle sue opere, diciamo: ah, che grande persona, guarda cosa ha fatto, guarda cosa ha detto. E poi in altri casi andiamo a dire: ah no, però ha fatto anche sta porcata. E per forza, perché chiunque venga messo al vertice di una struttura di potere poi è costretto a seguire gli ordini di altre persone e non riesce poi a controllare tutta la situazione. Cioè, un papa da solo non ha il potere di riformare la Chiesa. Se ci prova in modo troppo potente, come ha provato Papa Luciani, è morto dopo 33 giorni. E vada bene, non è solo morto dopo 33 giorni, ma già dopo 15 giorni hanno provato a assassinarlo. Lui beve un caffè insieme a un cardinale e gli portarono il caffè. E siccome lo portarono prima al Papa e poi al Cardinale, il Papa, con un gesto generoso, disse: guarda, bevilo prima tu, perché erano amici con questo Cardinale, e quindi c'era una certa confidenza. Dice: no, tu così lo bevi caldo, tanto io lo prendo anche un po' più freddo. Ecco, gli disse una frase del genere. Questo Cardinale beve questo caffè e morì all'istante. Quindi era il caffè destinato appunto a Papa Luciani. Quindi già dopo 15 giorni, perché lui aveva delle mire troppo ambiziose di riforma della Chiesa. In particolare voleva mettere le mani sullo IOR, quindi insomma, e lì aveva firmato la sua condanna a morte. Quindi un papa è incastrato in certi meccanismi, e noi in realtà non potremo mai sapere intimamente se veramente è una persona buona che ha operato per il bene o no. Noi possiamo giudicare alcune azioni, non tutte, perché la maggior parte non le sapremo, e quindi poi diamo dei giudizi che sono inevitabilmente imperfetti e superficiali. Alcuni papi del passato, uno per tutti, Giovanni XXIII, era un Rosa Croce. Giovanni XXIII era un Rosa Croce che voleva riformare la Chiesa, ma con quel poco che poteva fare. Tant'è vero che non terminò l'opera del Concilio Vaticano II, che doveva essere un'opera di riforma totale della Chiesa. Venne messo al suo posto Paolo VI, e Paolo VI diciamo chiuse i lavori del Concilio Vaticano II, ma ovviamente non secondo quella che era la volontà iniziale di Giovanni XXIII. Una parte della sua volontà rimase, una parte no. Questo per dire cosa? Che pro Francesco, io non lo so qual è il vero, diciamo, il cuore, ecco, di Papa Francesco. Non lo posso giudicare perché non sono in grado. Posso giudicare alcune cose che ha detto, alcune frasi, alcuni messaggi che ha lanciato, e anche del suo operato sapremo molto poco, perché chi va a quei livelli di potere non è libero di fare quello che vuole, e se prova a fare qualcosa di buono comunque lo fanno secco. Quindi provano, se sono delle persone buone, possono provare a riformare quel poco che possono. Ma teniamo conto che poi c'è una struttura gerarchica talmente complessa che il Papa non è che può sapere realmente in tempo reale tutto quello che succede nella Chiesa. Quindi magari in una certa zona del mondo si perpetrano degli abusi, ma questo manco lo viene a sapere, oppure gli viene fornita un'informazione distorta. Insomma, non sono onniscienti, non sono onnipresenti e non sono onnipotenti, purtroppo, perché dipendono dalla struttura in cui sono inseriti. E questo vale anche per i presidenti del Consiglio, per i presidenti della Repubblica, vale per qualunque struttura di potere umana. E questo va sempre ricordato.
Io ringrazio Paolo per questa sua presenza anche in questa prima puntata del 2023. Ci sentiamo la prossima settimana dalle 22 su Web Radio Network e poi in podcast su tutte le varie piattaforme. Ricordo anche il canale Telegram Border Knights ufficiale e buonanotte, un abbraccio, alla prossima.